Si accomodi, prego. Le sue generalità complete per il verbale. Nato. Dove risiede? Va bene, così. La dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza. Di silenzio, per favore. Sì, ascolti le domande del pubblico ministero, se può sistemarsi il microfono più vicino. Sì. Grazie. Dottor Mondelli, dove presta servizio? Io prestavo servizio fino a qualche tempo fa alla squadra mobile di Alessandria che dirigevo. Da quale periodo sino a quale periodo? Dal febbraio del 90 fino a un mese fa, fino a dicembre del 95. Quindi febbraio 90, dicembre 95. Si è occupato, quale dirigente della squadra mobile di Alessandria, di indagini relative ad una rapina commessa ai danni dell'ufficio postale ferroviario di Alessandria? Sì, una rapina perpetrata nel 24 giugno del 1990. Le risulta se l'istituto, se l'ufficio postale è stato oggetto anche in precedenza di... tentativo di rapina, perpetrato lo stesso anno nel mese di marzo. Le risulta che ci siano stati altri tentativi in precedenza? Non dalle indagini che facemmo all'epoca, risultò poi... dagli accertamenti che fece il mio ufficio circa le verbalizzazioni di un collaboratore. Fummo interessati per questi accertamenti dal procuratore della Repubblica di Alessandria. Ricorda il nome del collaboratore di giustizia? Avola Maurizio. Silenzio in aula. Silenzio in aula, per favore. Prosegue. Vuole riferire alla Corte qual era lo stato delle indagini prima delle indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia di cui ha detto poc'anzi? Immediatamente dopo la rapina, nei giorni successivi, noi sentimmo vari testi, i personaggi che erano stati presenti alla rapina, i dipendenti quindi delle Poste e Ferrovie, e dalle dichiarazioni che loro fecero noi puntammo l'attenzione su un personaggio, su il responsabile che quella sera, quella notte della rapina era all'interno delle Poste e Ferrovia. Puntammo l'attenzione su questo personaggio che è il Pallavidini Giacomo, in quanto diversi fatti ci facevano credere che poteva essere il basista della rapina. Innanzitutto i rapinatori, dopo che entrarono all'interno della struttura, chiesero i documenti al personale che era in servizio, dopodiché tramite proprio l'identificazione del Pallavidini si fecero accompagnare nei locali dove era contenuta una cassaforte. All'interno di questa cassaforte era contenuta la chiave della sezione assicurate. Sempre con il Pallavidini si fecero poi portare nella sezione assicurate e lui si incaricò poi di disattivare i sistemi di allarme che erano installati in quell'area. Ci destò questo fatto notevole perplessità, in quanto dopo il tentativo che era stato perpetrato il 24 marzo del 90, la direzione delle Poste Ferrovie aveva adottato delle misure ulteriori a protezione, quindi aveva installato una cassaforte all'interno dei locali nella quale venivano poi depositate le chiavi e aveva attivato anche un sistema di allarme collegato poi con il 113. E la notte poi del giugno del 90, quando ci fu la rapina, nessuno di questi sistemi di allarme entrò in funzione. Tra l'altro scoprimmo subito dopo la rapina che c'erano altre cose che ci portavano a pensare al Pallavidini. Il Pallavidini era convivente e poi si sposò dopo qualche giorno con una donna che era di Catania, di una frazione qui vicino a Catania.
e noi rilevammo nelle cose che sequestrammo all'epoca che per esempio delle tute che erano state usate dai rapinatori erano state prodotte e vendute qui in un negozio di Catania, quindi la nostra attività si puntò sul Pallavidini e su Catania. Facemmo qualche accertamento che però non ebbe risultati all'epoca conclusivi. Sulla base delle indicazioni testimoniali raccolte nella immediatezza del fatto, si poté stabilire quanti erano i rapinatori entrati all'interno dell'ufficio postale? Cinque rapinatori. E tutti e cinque agivano contemporaneamente con ruoli diversi oppure? Ne entrarono prima due. Poi fecero, dopo aver immobilizzato il personale, aprirono una porta che dà sul piazzale antistante verso la ferrovia e consentirono l'accesso poi degli altri tre. Si trattava di gente a viso coperto? A viso coperto, tranne uno, così risultava da una delle dichiarazioni assunte a suo tempo. Si trattava di persone armate? Persone armate, uno dei quali veniva indicato con uno spiccato accento siciliano. Lei ha parlato poc'anzi di un precedente tentativo di rapina commesso nel marzo del 1990. E su questo tentativo cosa è in grado di riferire alla Corte? Ma il tentativo praticamente fallì perché i malviventi entrati nella struttura non riuscirono in effetti ad aprire la porta della sezione assicurata, non trovarono le chiavi della sezione assicurata, pertanto dopo diversi tentativi si allontanarono. Fu riferito a loro dal personale che stava prestando lavoro in quel momento che colui che aveva le chiavi si era allontanato dal posto di servizio e non era presente nella struttura. Lei ha parlato poc'anzi di un precedente ancora tentativo di rapina di cui avete avuto notizia attraverso le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Ecco, in ordine a questo tentativo, innanzitutto collocabile in quale epoca rispetto ai due, alla consumazione e al tentativo successivo? Nel mese di dicembre dell'anno precedente, quindi intorno al 18, dal 17 al 20 di dicembre del 1989. Ecco, e in relazione a questo tentativo non riuscito, è in grado di riferire l'esito dell'attività investigativa di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore? Sì, noi in particolare abbiamo accertato che dalla dichiarazione del collaboratore risultava che il tentativo era fallito perché mentre si portavano a Torino da Milano erano stati coinvolti in un incidente stradale dove furono feriti due delle persone che erano con lui in macchina. Noi abbiamo accertato tramite la Polizia Stradale Villa Arboit vicino a Vercelli che in effetti, adesso non ricordo se il 17 o 18, se mi consento di poter prendere visione. Può prenderne visione. Sì, gli accertamenti che effettuammo presso la sezione Polizia Stradale Villa Arboit e presso la motorizzazione civile di Vercelli, anche presso l'ospedale Vercelli, fecero emergere che alle 14.50 circa del 18-12-89 sull'autostrada A4 Milano-Torino in direzione di Torino in località Alice Castello si verificò un tamponamento. In località? Alice Castello, provincia di Vercelli. Si verificò un tamponamento che coinvolse un'autovettura Fiat Ritmo targata Verona e alla guida al momento dell'incidente si trovava Di Bella Gaetano, nato il 10-260 a Catania, residente a Gravina di Catania, in via Valle Allegra numero 12, il quale viaggiava insieme a un'altra persona, illuminato Roberto, nato il 12-10-51 a Catania. Residente? In via Bonfonte numero 32. Ecco, questo incidente aveva determinato per gli occupanti delle autovetture problemi, lesioni? Sì, due
delle persone di pelle illuminato furono accompagnati a mezzo dell'ambulanza presso l'ospedale civile di Vercelli, dove vennero riscontrate loro delle lesioni guaribili rispettivamente in 7 e 10 giorni. Lei ha a disposizione il referto dell'ospedale con riferimento appunto al ricovero sia dell'illuminato che del sì, Di Bella? Sì, ho una fotocopia del referto stilato all'epoca, dove risulta appunto che è stato accompagnato al DEA dell'ospedale, al centro DEA dell'ospedale, in mezzo ambulanza, Di Bella Gaetano e illuminato Roberto. Può consegnare certamente al pubblico ministero questi due referti? Certamente. No, non si preoccupi. L'incidente in questione era stato provocato da qualche particolare agente atmosferico, almeno per quello che non è stato... Non sono in grado di precisarlo. C'era stato un tamponamento precedente, diciamo a monte rispetto al senso di marcia degli occupanti dell'autovettura, per cui altri automezzi erano stati coinvolti con lesioni lievi per gli occupanti e subito dopo si era verificato quest'altro tamponamento. Con riferimento al secondo tentativo che lei ha collocato nel marzo del 1990, sì, sono state effettuate attività di riscontro alle dichiarazioni del collaborante e quale ne è stato l'esito? Sì, sono state fatte attività, è stata svolta attività di riscontro in particolare e per quanto riguarda le autovetture che furono utilizzate per quel tentativo di rapina. In effetti si tratta perché ovviamente dico di queste autovetture aveva parlato l'Avola. Esatto, quindi dalle dichiarazioni dell'Avola dove risultava che erano state asportate delle autovetture a Torino ed erano state poi lasciate in un'area di parcheggio sull'autostrada 26 in direzione di Genova dopo Alessandria, noi appunto facemmo un'attività di riscontro e scoprimmo che in realtà le due autovetture che erano state rubate a Torino sempre nello stesso mese di marzo furono rinvenute poi il giorno 26-3-90, quindi il giorno dopo il tentativo, sull'autostrada 26 all'interno dell'area di servizio Bormida Est. E quanto, mi scusi, quanto tempo prima erano state rubate? Dunque, una delle due autovetture era stata, il furto era stato denunciato il 24-3-90 presso il commissariato della Polizia di Stato di Barriera Nizza di Torino e il furto era avvenuto tra le 8:10 e le 15 dello stesso giorno in via Foa di Torino, mentre l'altra autovettura era stata, il furto dell'altra autovettura era avvenuto tra le 8:30 e le 10:30 del 24-3-90 sempre a Torino in corso d'Azeglio ed era stato denunciato il furto presso la stazione Carabinieri di Pozzo Strada, sempre in provincia di Torino. Sono stati fatti accertamenti anche su altri furti di autovettura in occasione eventualmente di altra, in occasione della consumazione della rapina? Non mi sembra. In ordine... Mi scusi un momento, per gli operatori evitare di riprendere le celle. Prosegue. Mi scusi per questo che protesta, che non so chi è. Sono stato attento affinché non siano riprese le celle. Andiamo avanti. Innanzitutto, le volevo chiedere sul l'importo del denaro, comunque dei valori sottratti. È in grado di fornire indicazioni? Indicazioni non precise, perché molte delle merci che furono asportate erano assicurate,
per cui il contenuto non era stato mai chiaramente compreso. Comunque si trattava, a noi risultavano circa 410 milioni in contanti, più un numero notevole di assegni per l'importo complessivo di svariati miliardi, e un numero di pacchetti assicurati, molti dei quali provenivano da Valenza e contenevano verosimilmente dei gioielli. Lei poc'anzi ha parlato degli accertamenti relativi al ricovero ospedaliero di Bella Gaetano e di Illuminato Roberto. Questi personaggi erano oggetto di indicazione da parte del collaboratore di giustizia? Sì. E li aveva indicati? Li aveva indicati come personaggi che erano personaggi che avrebbero preso parte poi alla rapina. Lei poc'anzi ha parlato di alcuni indumenti da lavoro che erano stati rinvenuti, mi pare, nei pressi o addirittura all'interno del cortile dell'ufficio postale. Questo con riferimento alla rapina portata a termine per ultimo o al tentativo? Giugno 90. Al giugno 90. E che tipo di accertamento avete? L'accertamento fu fatto da un personale del mio ufficio, qui direttamente in Catania, dove fu accertato appunto che queste tute erano prodotte da una ditta denominata Abiti da Lavoro, sita in Catania, in via Oberdan, ed erano tute che furono riconosciute dal venditore, dal titolare dell'attività commerciale, come tute prodotte da loro e vendute da loro. Ritorniamo un attimo indietro a proposito dell'incidente stradale. Lei è in grado di riferire se a seguito di quell'incidente stradale furono presi dall'autorità di polizia provvedimenti nei confronti di colui che guidava una delle due autovetture o una delle autovetture che erano state coinvolte nel... Sì, l'incidente. Una fotocopia di un verbale per la revisione della patente di guida a nome di Bella Gaetano, adottata dalla sezione Polizia Stradale di Vercelli. È in grado di poterlo dare al pubblico ministero, questo di poterlo consegnare? Dottore, sono stati fatti accertamenti anche con riferimento alla cassaforte dell'ufficio postale? Sì, perché nelle dichiarazioni dell'Avola risultava che dopo il tentativo del giugno del 90, avendo appreso dal basista che all'interno dell'ufficio postale era stata installata una cassaforte nella quale venivano contenute le chiavi della sezione assicurate, e avevano provveduto a rivolgersi tramite altra persona per l'acquisto di una cassaforte simile, avvenuto secondo le dichiarazioni dell'Avola a Palermo, e con la quale si erano esercitati per vedere il sistema di apertura. Noi facemmo accertamenti a Palermo, all'epoca risultò che quel tipo di cassaforte non aveva una concessionaria, quell'azienda che produceva quella cassaforte non aveva una concessionaria a Palermo, e comunque era di marca Fiamca la cassaforte ed era prodotta da una ditta di Torino. Accertammo in maniera ufficiale che era stata venduta dalla ditta Fiamca, dal rappresentante della Fiamca di Palermo, una sola cassaforte, era stata venduta però a persona che ne aveva fatto richiesta in data antecedente
al tentativo del 24 marzo, del marzo 90. Pertanto in maniera ufficiale non abbiamo trovato un riscontro della vendita di questa cassaforte, anche se, se non ricordo male, dalle dichiarazioni del collaboratore non veniva indicato che la cassaforte era stata comprata dal rappresentante. Lei ricorda chi, secondo le dichiarazioni dell'Avola, avrebbe dovuto imparare forzare, a comunque ad aprire la cassaforte? Indicò un nominativo nella verbalizzazione, non ero presente, non ricordo questo particolare. Era presente l'ispettore Terracciano del mio ufficio, che tra l'altro è venuto. È presente? Sì. Cioè l'ispettore ha seguito anch'egli le indagini? Ha seguito le indagini, aveva partecipato, aveva assistito il pubblico ministero poi nella redazione. Si tratta dell'ispettore? Terracciano Gaetano. In servizio alla squadra mobile di... Tuttora in servizio alla squadra mobile di Alessandro. Lei è in grado di fornire alla Corte verbali di restituzione delle autovetture che erano state oggetto di furto in precedenza, in prossimità, voglio dire, del tentativo di rapina del marzo 90? Sì, ci sono un processo verbale di riconoscimento e restituzione delle autovetture. Processo verbale di riconoscimento e restituzione dell'autovettura Lanciatema, targata Torino 59014M. E per l'altra abbiamo il recupero dell'autovettura e lo stesso anche verbale di riconoscimento e restituzione. Dottore, sono stati effettuati accertamenti in relazione alla ditta Mod Pell? Sì, era stato Moda Pell. Presidente, mi dà la parola? C'è un'opposizione a questa domanda e ci opposiziona un po' a tutto l'attività diretta dal signor Pubblico Ministero in questo momento. Io torno a ripetere alla Corte e chiedo alla Corte se sia quindi poi corretto il modo di procedere del Pubblico Ministero, che per questo episodio del quale il dottor Mondelli stamattina riferisce sono ancora in corso indagini in Alessandria a carico di coloro che si ritengono allo Stato responsabili. Spesso ci siamo visti opporre, non dico ancora in questa sede ma in altre sedi giudiziarie alle quali è in altri processi ai quali non è stata estranea questa Corte, da parte degli stessi collaboranti, una non intendo rispondere perché sono in corso indagini. Io non dico che il dottor Mondelli non debba rispondere per linee generali a questo episodio, ma ritengo estremamente grave, mi sia consentito il termine, che in questa sede giudiziaria si debba istruire e si debba operare il dibattimento in relazione ad un fatto delittuoso che ancora pende nella fase delle indagini preliminari in Alessandria. Mi si dirà che probabilmente il signor Pubblico Ministero intende riscontrare le dichiarazioni di qualche collaborante che peraltro allo Stato sono assolutamente ignote alla Corte e ai difensori. Quindi mi pare che sia un modo di procedere che non è consentito, che non mi pare rispondente alle norme di rito. Ritengo pertanto di dover fare opposizione alle domande, soprattutto quando queste tendono di entrare nei particolari, come in questo caso, e la domanda era se ha fatto indagini in relazione alla Moda Pell. Io gradirei sapere in relazione a questo fatto associativo del quale oggi ci occupiamo,
quale sia la necessità di andare a chiedere al dottor Mondelli se ha fatto indagini per la Vodapel, che è una ditta assolutamente estranea all'oggetto di questo processo. Presidente, io volevo fare... Mi scusi pubblico ministero, per quanto riguarda il discorso in linea generale, la anticipo, perché per quanto riguarda la rapina di Alessandria, noi abbiamo già svolto un'attività dibattimentale di istruzione probatoria, e si pose, mi pare, già il problema in quell'occasione, la Corte ha preso una decisione e non può che tornare e che confermare quella decisione, ecco. Per cui si ammette l'attività, anche questa parte di attività istruttoria che si sta svolgendo in questo momento. Per quanto riguarda poi, quindi su questo piano rigetto senz'altro l'opposizione. Per la verità, per quanto riguarda il discorso della Modapel, il pubblico ministero ha la parola, cioè sull'ultima domanda. Signor Presidente, chiedo scusa del pubblico ministero, ma io ricordo che la Corte mise una ordinanza di segno opposto, per la verità, in quella sede. Benissimo che sono stati interrogati come imputati di reato, certo, stesso. E questa opposizione. Giacomo e Chiara Rosario, che hanno dato delle indicazioni, sia pure attraverso un sistema abbastanza veloce, proprio in ossequio a quella direttiva. Quindi a questo punto ci sono delle dichiarazioni di personaggi imputati di reato connesso che hanno dato delle indicazioni. Mi stupisce che lei dica di non conoscere le dichiarazioni del collaborante quando quelle dichiarazioni sono state abbondantemente depositate unitamente alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni degli imputati. Non ho detto questo. Quindi la difesa è ben al corrente del contenuto di quelle dichiarazioni, e mi stupisce che lei dica pubblicamente che sono dichiarazioni a lei. Non sono note alla Corte, lei l'attività di riscontro. Lei ha detto che sono ignote anche. Non ho detto così, ho detto. Nella verbalizzazione. Ma saranno note nel momento in cui saranno processualmente utilizzabili, non nel momento in cui nella fase delle indagini ciascuno può farne l'uso che crede. Io ritengo che la Corte. Signori, per favore, non è il caso che. Presidente, chiedo scusa. Io ricordo che la Corte ebbe ad emettere un'ordinanza con la quale invitava l'ufficio del pubblico ministero ad osservare per l'appunto quei principi, che erano quelli di non entrare, di non scandagliare, di non procedere ad un'indagine dibattimentale per un'attività che non era di sua competenza. Bene. Poi, infatti vorrei passare al particolare, però, sì, perché in linea generale mi pare che in particolare se sono stati compiuti accertamenti in ordine alla ditta Modapel e che cosa è risultato. Ecco, questa è la domanda. Su questa c'è un'opposizione della difesa. Per questa parte qui dico che bisognerebbe che il pubblico ministero ci notiziasse un po'. Già nelle dichiarazioni di Pallavidini Giacomo era risultato un nominativo che io non sto qui a ripetere per la presenza del teste, e era risultata questa indicazione della Modapel. Mi pare ovvio che al di là della individuazione, che non ci interessa in questa sede, e delle responsabilità di coloro che parteciparono a quella rapina, il dato importante ai fini dell'esame del reato associativo è il collegamento, qualunque esso sia, tra gli autori della rapina e la famiglia Santa Paola, intesa come vogliamo, o in senso di sangue, di vincolo di sangue, o nel senso di cellula associativa. Credo che la domanda allora sia pertinente a cogliere questo collegamento. Può rispondere. Gli accertamenti, appunto, sulla dichiarazione del collaboratore furono fatti perché indicava tra i basisti della rapina, tra coloro che avevano comunque propiziato l'esecuzione della rapina, un certo Baldanza Franco, che aveva interessi nella ditta Modapel. E appunto constatammo dalla visura camerale della ditta che tra le persone che avevano interesse a questa ditta risultava anche come socio della stessa Baldanza Francesco, nato il 12-11-56 a Catania, residente in San Giovanni la Punta, via Alessandria numero 25. Le risulta, sulla base degli accertamenti compiuti, che il Baldanza Francesco ha un fratello? Sì, risultò infatti che aveva un fratello di nome Roberto, che era stato tratto in arresto dalla questura di Catania
poiché facente parte del sodalizio capeggiato da Benedetto Santa Paola. Sa indicare la data di nascita di questo soggetto? 25 luglio 1955 a Catania. Sulla base delle dichiarazioni dell'Avola, sono stati fatti accertamenti sulle generalità di alcuni soggetti indicati dall'Avola nel corso delle sue dichiarazioni? Sì, molte delle persone erano indicate con nome e cognome, gli accertamenti sono stati fatti attraverso le documentazioni che sono in possesso del CED del Ministero dell'Interno. Tramite queste sono stati identificati diverse persone coinvolte nella vicenda. E vogliamo indicarli? Allora, Baldanza, le persone identificate. D'Agata Marcello, nato il 13/11/1948 a Catania, residente a Tremestieri Etneo, in via Convento del Carmine numero 51. Pulvirenti Giuseppe, nato il 30 luglio 1933 a Belpasso, Catania, residente a Mister Bianco, incontrata a Poggio Lupo numero 12. Ercolano Aldo, nato il 14/11/1960 a Catania, ivi residente in via Nuova Lucello numero 142. Illuminato Roberto, nato il 12/10/1951 a Catania, ivi residente in via Bonfonte numero 32. Di Raimondo Natale, nato l'1/11/1959 a Catania, non ho la residenza. Di Bella Gaetano, nato il 10/2/1960 a Catania, residente a Gravina di Catania, in via Valle Allegra numero 12. Di Re Giuseppe, nato il 9/4/1956 a Catania, ivi residente in via Burrascano. Crisafulli Giuseppe, nato il 9 settembre 1965 a Catania, ivi residente in via della Marina numero 10. Stimoli Francesco, nato il 27/10/1960 a Paternò, residente a San Pietro Clorenza in via Calvario numero 84. Coco Carmelo, nato il 2 dicembre 1960 a Catania, ivi residente in via Tangion numero 14. Zappalà Salvatore, nato il 12/7/1947 a Catania, residente a San Giovanni La Punta in via Alessandria numero 3. Minniti Teodoro, nato l'11/1/1937 a Catania, ivi residente in via Sant'Angelo Fulci numero 13. Dottore, lei ha consultato nella risposta al pubblico ministero degli atti. Vuole indicare alla Corte se si tratta di atti a sua firma? Sì, questo momento ho consultato degli atti a mia firma. E vuole indicare esattamente di che atto si tratta? Si tratta di una segnalazione di riscontro sulle dichiarazioni rese da Avola Maurizio con categoria Q2295 mobile del 4 luglio 95 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. Grazie, non ho altre domande. Secondo l'esame. Posso? Come? Dottore, lei ha parlato di 5 rapinatori palesemente armati, di cui uno parlava uno spiccato accento siciliano. Altre indagini hanno accertato se altre dialette venivano parlate da coloro che parteciparono all'assalto? Le persone che erano presenti, mi sono indicato soltanto una persona con uno spiccato accento, mentre degli altri non dissero. Quindi non fu accertato nulla. Una seconda e ultima domanda. L'ufficio postale che ebbe a subire questo assalto criminoso serviva solo la zona di Alessandria o aveva una competenza interregionale o diciamo ultraprovinciale? Per quello che ne so io l'ufficio serviva la zona di Alessandria e provincia, per cui anche località di Misurata. Quindi la provincia di Alessandria nel suo complesso. Prima che erano le assicurate che quindi giacevano lì per essere smistate o in arrivo o in partenza. Grazie signor Presidente, grazie signor Dottore. Intervento successivo. Avvocato Di Giorgio. Sì, sì Presidente. Devo fare stia con. Sì. Una domanda sul nominativo di Baldanza Roberto che è uscito poc'anzi sulla scorta della domanda posta dal signor Pubblico Ministero che doveva tendere a verificare qualcosa che poi non ha verificato. Si è limitato solo a questo ed evidentemente doveva tendere a questo. Dottore Mondelli, chiedo scusa, lei ha conoscenza se Baldanza Roberto, che le risultava essere stato tratto in arresto per associazione mafiosa, è stato prosciolto dal giudice istruttore, dal giudice delle indagini preliminari?
Non le è noto. Perché non avete fatto indagine successiva o perché non... Non era? Mentre era rilevante che fosse stato arrestato. No, voglio dire, era stato arrestato e aveva rilievo, e non esserlo più non ha rilievo, dico, nell'ottica investigativa? Lei ha parlato, mi pare, dell'acquisto di alcune tute, fatto riferito dall'Avola. Senta, lei, sulla scorta dell'attività di riscontro effettuata, ha accertato che le tute vennero effettivamente acquistate laddove aveva indicato l'Avola o in altro luogo? Dalle indicazioni che dall'Avola dà una via diversa da quella che abbiamo riscontrato noi. Se non ricordo male, l'Avola dà una via che riparte, mentre i nostri centri vanno via opera. Grazie, nessun'altra domanda. Scusi, avvocato Di Giorgio, ha finito? Sì. Altri interventi? Il pubblico ministero può riprendere da sé. Volevo chiedere al test se sono stati fatti accertamenti anche su altre tute utilizzate in occasione del precedente tentativo di rapina. Non ricordo in questo momento. Avete accertato o comunque siete a conoscenza che esistono, se esistono, rapporti di parentela o di affinità tra Baldanza e Benedetto Santa Paola? Non abbiamo accertamenti in proposito. Grazie. Può andare, dottore, grazie. Buongiorno. Prossimo test. Presidente, io sottopongo all'attenzione della Corte, proprio sulla base delle indicazioni del test Mondelli, che potrebbe essere utile per ulteriori indicazioni sulle vicende e sui collegamenti tra i personaggi emersi dalle indicazioni del collaboratore di cui ha detto il test Mondelli e comunque l'associazione della quale stiamo trattando, esaminare il test ispettore Terracciano Gaetano, che abbiamo appreso non solo essere stato presente alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero di Alessandria da Avola Maurizio, che ha svolto anche gli accertamenti e che soprattutto è presente in quanto ha accompagnato il dottor Mondelli. Quindi non era nella lista? No, non è nella lista. Ci sono osservazioni? Sì. C'è opposizione all'esame del test indicato dal signor pubblico ministero? Per la duplice ragione, uno, che trattandosi di soggetto che ha svolto funzione di ausiliario del giudice, tant'è che ha, mi pare, credo di aver capito, non ne ho notizie, credo che abbia svolto tale funzione, non può essere assunto essendo di divieto di legge come test. Due, in quanto trattasi comunque di soggetto che dovrebbe riferire su quanto abbondantemente alla Corte rappresentato dai precedenti testi, e quindi, signore eccellentissime della Corte, diciamocelo chiaramente, in questo momento si celebra il processo di Alessandria perché, visto il sistema processuale che consente l'utilizzazione dei verbali con il travasamento da un processo all'altro, da un giudice all'altro, credo che sia non molto conforme allo spirito del processo in generale ammettere ulteriori testi su questa vicenda. Presidente, mi consente?
Avvocato Russo. Sì, Presidente. C'è opposizione formale di questo difensore. La richiesta del pubblico ministero non è rituale, soltanto a sensi del 507 è possibile chiederlo quando l'istruzione sul tema sarà esaurita per le esigenze e se sarà necessario e tale sarà giudicato dalla Corte. Allo Stato non è rituale, c'è opposizione formale. Presidente, in relazione all'osservazione sollevata dall'avvocato Di Giorgio, io voglio far rilevare, quale che sia poi la decisione della Corte, che tutte le Corti di Assise di Catania e anche il Tribunale hanno sempre risolto in senso affermativo la possibilità di esaminare il verbalizzante che abbia presenziato all'interrogatorio, perché in quel momento viene privilegiato l'aspetto di attività di polizia giudiziaria che il soggetto espleta, proprio perché assiste all'interrogatorio in funzione della tempestività delle indagini. Quindi sotto questo profilo non è affatto vero che ci sia un divieto di legge. Si ritira. Prendere posto. Allora un momentino di attenzione, per favore. Un momento di attenzione. Prego prendere posto. Quindi sull'ammissibilità del test indotto la Corte si è già pronunciata e ribadisce in questa sede la ammissibilità in linea di principio. Peraltro rileva la Corte che la... Scusate. Allora ripeto che la Corte ritiene ammissibile la testimonianza del test cosiddetto indotto e per quanto però rileva che la deposizione del testé escusso è apparsa abbastanza completa sui fatti che costituiscono l'oggetto della prova relativamente al delitto dell'articolo 416 bis, quindi il pubblico ministero dovrebbe limitare l'esame solo a circostanze che non risultino già dalla testimonianza del dottore Mondello. Per quanto riguarda l'altra limitazione, poi nasce dall'articolo 197 del Codice di Procedura Penale, in ordine alla quale vi è una giurisprudenza che appunto limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliario del giudice. Quando si tratti di un ufficiale di polizia giudiziaria, la limitazione riguarda la redazione degli atti di cui all'articolo 373 dello stesso codice e naturalmente non anche l'attività che hanno svolto direttamente nella funzione appunto di ufficiale di polizia giudiziaria. Entro questi limiti si ammette la testimonianza e se il test è nell'aula dei testimoni può essere introdotto ed escusso immediatamente. Signor Presidente, scusi, mi potrebbe autorizzare ad un colloquio con il detenuto Zucchero Carmelo, per favore? Lo deve fare qui in aula, avvocatessa. Qui in aula. Vabbè, allora faccio in aula.
Presidente, chiedo scusa, non ero presente all'inizio dell'esame del dottore Mondelli, ma l'ufficiale di polizia giudiziaria che si deve esaminare era già stato indicato così come probabile testa e quindi abbiamo la certezza che fosse appartato? Io non lo so, crederei che questo... Adesso lo chiediamo. Grazie. E si accomodi da questa parte, ispettore. Presidente? Le sue generalità per il verbale, per favore. Presidente, le chiedo scusa, c'è un detenuto della 5 che chiedeva la parola. Destra? Qua. Mi danno la linea con la... Sì. Possono alzare ancora il volume per il centro dell'aula. Allora, le sue generalità. Terracciano Gaetano, nato a Pozzuoli, Napoli, il 31-7-47. Dove presta servizio, ispettore? Ad Alessandria, squadra mobile. Sì. Ora, lei non era stato indicato nelle liste e il suo nome è venuto fuori dalla testimonianza del dottore Mondelli come un ufficiale, lei sarebbe stato uno degli ufficiali di polizia giudiziaria che ha proceduto ad accertamenti in ordine a una rapina che fu commessa in Alessandria. E si voleva sapere, dato che lei non è venuto ancora in qualità di teste, mentre deponeva il dottore Mondelli, lei dove era stato collocato? Nella sala testimoni, dove sono tutti i testimoni. Allora, il pubblico ministero può procedere. Ispettore, lei ha svolto attività di... Mi scusi, c'è ancora... deve leggere la forma del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico ministero. Ispettore, lei ha svolto attività investigativa di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Avola Maurizio? Sì. Con riferimento a... Ci fu un primo tentativo di rapina ad Alessandria all'ufficio Poste e Ferrovia, dove i rapinatori non riuscirono a fare la rapina perché non riuscirono a trovare le chiavi che permettevano l'accesso nella sala blindata. Dopo qualche tempo le stesse persone, a dire delle persone, degli impiegati delle poste, entrarono di nuovo nel palazzo delle Poste e Ferrovie e riuscirono a perpetrare la rapina, prelevando la chiave che apriva la porta blindata da una cassaforte, una piccola cassaforte, dove era stata chiusa la chiave della camera blindata. Forarono questa cassaforte, esattamente nel punto dove si trovava la chiave, e riuscirono ad aprire la porta blindata asportando tutto quanto c'era nella camera blindata, segni, ore e contanti. Quindi l'Aula dichiarò nel suo interrogatorio che erano venuti la prima volta nel tentativo di rapina, erano venuti in 5, se ricordo bene. Presidente, chiedo scusa. Mi scuserà la Corte. Sì, mi scusi, avvocato, la prevengo. L'oggetto della testimonianza, ispettore, riguarda le attività di polizia giudiziaria di riscontro alle dichiarazioni di Avola che noi già diamo per che sono conosciute dalle parti e che saranno conosciute dalla Corte attraverso i canali probatori che saranno poi apprestati in prosieguo. Quindi solo le attività di riscontro ci interessa di conoscere. Non so se sono stato chiaro. Allora, può parlare. Cioè, in particolare, appunto, vogliamo dare una descrizione dell'edificio, dell'ufficio postale e del luogo di accesso presumibile sulla base di quanto avete accertato. Presidente, scusi, c'è opposizione. Questo non,
non riguarda certamente l'indagine di riscontro. Certo che riguarda perché lo sa, l'hanno riferito gli altri testi come dove si trovava l'edificio e come era composto. Avvocato, se lei ha letto, come credo ha letto, le dichiarazioni di Avola, anche con riferimento a questo particolare vi è una indicazione dell'edificio e del posto attraverso il quale i rapinatori entrarono. Quindi credo che sia importante, altrimenti non ha senso sentire più il tesi. Lo no. Chiediamo ai testi già indicati. Presidente, c'era una limitazione che la Corte aveva posto all'esame di questo testo, cioè che non venisse ripetuto ciò che già risultava, e su questo, sull'ubicazione dell'edificio, sulla composizione, aveva riferito il dottore Montelli. Signori, per favore, su questa mi sono informato con chi era presente, dottore Bertone. Disattivi il microfono, avvocato Di Giorgio. Altrimenti... Se deve... Scusate. Lei stessa fa una premessa e poi la contraddice. Scusate, signori, se c'è un'osservazione da fare, attivi il microfono, ma dobbiamo usarli alternativamente, altrimenti si crea un eco che ci disturba. E allora, questa domanda io non ricordo che sia stata fatta al precedente test, la domanda è ammissibile e il test può rispondere. Allora, il Palazzo delle Poste e Ferrovia è una palazzina ubicata su due piani, però c'è un terrazzo al primo piano e si può accedere a questo terrazzo scavalcando un cancello che immette in un piazzale antistante a questa palazzina. Infatti i rapinatori, allora accertammo nel primo tentativo di rapina, che avevano scavalcato questo cancello che normalmente è chiuso, erano penetrati all'interno di questo piazzale, poi attraverso una grondaia delle finestre sono riusciti a salire sulla palazzina, sul primo piano, cioè sul terrazzo. Dal terrazzo avevano avuto modo di accedere nella palazzina attraverso una finestra. Dalla finestra avevano percorso alcuni gradini, una scala, fino a raggiungere il piano a terra, dove si trovavano gli impiegati che la notte separavano la posta. Qui c'è un gabbiotto, dove un gabbiotto in vetro, in alluminio, con vetro antiproiettili. Solitamente è chiuso dentro un personale delle poste e detiene la chiave che permette l'accesso nella camera blindata. Quella notte, combinazione, colui che doveva gestire questa chiave si era sentito male ed era andato via, ed era rimasto un sostituto, il quale però aveva messo la chiave nel cassetto della scrivania che esisteva in questo gabbiotto. I rapinatori, quando giunsero dentro, andarono nel gabbiotto e cercarono la chiave, ma non riuscirono a trovarla, evidentemente non la conoscevano. Quindi si fecero portare al primo piano per aprire la camera blindata, ma senza chiave, ma non ci riuscirono. Quindi, quando si accorsero di non poterla aprire, ridiscesero, legarono gli impiegati e si allontanarono. E lasciarono un borsone di colore blu, se la mente non mi inganna, di colore blu, sì, e con degli attrezzi che poi erano serviti nel tentativo di scardinare la porta blindata della camera blindata. Vuole indicare questi attrezzi, ispettore? Guarda, dovrei leggere un attimo gli appunti, se ce l'ho scritto, perché a mente non li ricordo. Perché, ripeto, ci sono state due volte abbiamo rinvenuto degli attrezzi, quindi non ricordo quali sono nel tentativo o nella rapina. Sono indagini da lei compiute? Sì. Posso consultarle? Può consultare gli atti a sua firma. Presidente, sono atti a sua firma? Chiariamo subito questo punto perché voglio evitare io stesso polemiche. Sono atti a sua firma? Sono rapporti redatti da lui, da lei, anche se non a sua firma? Allora, i verbali di rinvenimento e sequestro della prima volta credo di averlo fatto io. Credo proprio di averlo, perché fui il primo ad arrivare sul posto, quindi credo proprio di averlo fatto io. Procediamo.
procediamo e diamo lettura anche della data del verbale. Ecco, non so se ho con me il verbale, ho degli appunti, vedo se me lo sono segnato. Comunque, ispettore, se non ha... Il verbale non ce l'ho. Quello che ricorda a memoria... Ho l'informativa del tentativo di rapina. Se mi dà solo un attimo per leggerlo, vedo se ce l'ho scritto. Ecco. Mi scusi, questa informativa è a sua firma o comunque lei ha redatto le indagini relative all'informativa? Sì, ho redatto l'informativa... è a firma del dirigente della squadra mobile, ma in realtà l'ho fatta io. Risulta che le indagini dal rapporto, dall'informativa, risulta che le indagini le ha svolte lei? Guarda, noi abbiamo scritto che personale dipendente della squadra mobile, senza fare nomi. Quel personale ero io perché sono stato io ad arrivare sul posto. Comunque, che cosa avete accertato come attrezzi rinvenuti? Ecco, allora, rinvenimmo nei pressi del caseggiato, in quell'ufficio, una borsa di colore grigio contenente arnesi atto allo scasso, che con separatore aperto abbiamo... Arnesi atto allo scasso, ricordo che c'era un piede di porco ed altre cose che in questo momento non ricordo. Avete accertato se esisteva un rapporto di affinità, parentela tra il cosiddetto basista e qualche personaggio di Catania o comunque della provincia etnea? Sì, noi puntammo subito su che la ditta poteva averla dato un certo Pallavicino, dipendente delle poste ferrovie di Alessandria. Questo lo puntammo nel momento della rapina, perché? Perché il foro con la fiamma ostica era stata effettuata esattamente dove era stata depositata la cassaforte che era composta da tre ripiani, quindi la chiave era stata posta nella cassaforte dal Pallavicino. Solo chi sapeva dove aveva messo la chiave, solo chi l'aveva posta poteva dire ai banditi dove era stata forata, perché era stata forata in modo millimetrico, senza sbagliare di un millimetro, quindi puntammo subito su di lui. Sapevamo che in quel periodo stava per sposarsi con una signora che si chiama Chiara, il nome non mi viene in mente, il cognome Chiara, che era della provincia di Catania, e doveva sposarsi di lì proprio a qualche giorno, e partimmo in viaggio di nozze per Catania. Infatti mettemmo anche il telefono sotto controllo e venimmo qui a Catania, proprio perché ritenevamo che il Pallavicino fosse quello che aveva dato la dritta ai rapinatori. Venimmo qui a Catania ed accertammo, perché al momento della rapina trovammo anche delle tute blu, accertammo che quelle tute erano state vendute qui a Catania, e con certezza erano state vendute qui a Catania, perché il titolare del negozio che le vendeva ci riferì che le produceva lui e le vendeva lui, non aveva nessuna forma di rappresentanza né vendeva ad altri negozi, quindi le fabbricava e le vendeva esclusivamente lui. Quindi avevamo la certezza che i rapinatori venivano da Catania. Le chiedevo il rapporto di parentela o di affinità tra il Pallavicino e qualche elemento che abitava, sì, a Catania. Ecco, allora, la moglie del Pallavicino era la sorella di Chiara Rosario, che aveva una gioielleria, se mi fa consultare, di quel paese, comunque della provincia di Catania.
Vabbè, non ha importanza se non riesce. Vabbè, se non riesce a ricordarlo... Il paese non lo ricordo, ricordo che era, era un paese situato, ubicato dove? In provincia di Catania. In provincia di Catania. L'ultima domanda, avete fatto accertamenti di Re Giuseppe? Accertamenti di Re Giuseppe. Di Re Giuseppe era quello che a dire di Aula aveva... Presidente, le chiedo scusa, su questo non credo che possa riferire. Se successivamente, sulla base di quelle dichiarazioni, sono stati fatti altri accertamenti di polizia giudiziaria, solo questo ci deve dire. No, perché le dichiarazioni di Aula saranno conosciute da tutti in questo processo, quindi che ce le venga a riferire anche chi le ha raccolte o chi ha partecipato all'atto di raccoglimento è del tutto superfluo. Presidente, un'altra domanda. Ci sono domande per il test? Sì, soltanto un chiarimento, non ho sentito bene. Era stato posto al tempo sotto controllo l'utenza telefonica di Pallavitini e di chi altri? No, lei aveva proposto il telefono delle abitazioni dove si era recato Pallavitini, a casa della sorella. Quindi di Chiara, per intendersi. Esatto. Grazie. Presidente, io ho qualche domanda. Senta, ispettore. Signor Presidente, mi scusi, io mi allontano, nomino soprattutto professore all'avvocato Napoli, grazie. Senta, ispettore, lei come mai oggi si trova a Catania? Perché ho segnato il dirigente alla scuola. E tutt'oggi il suo dirigente? No, oggi è stato trasferito. Lei poco fa ha parlato degli accertamenti che sono stati fatti in relazione alla ubicazione del palazzo e dei locali della posta. Quegli accertamenti di cui lei oggi ha parlato sono stati fatti subito dopo la rapina o dopo le dichiarazioni di Avola? Non ho capito la domanda. Senz'altro, ispettore, lei poco fa ci ha spiegato come erano ubicati i locali della posta, dove era sistemata la chiave e altri particolari che non sto qui a ripeterle, ma che lei ricorderà sicuramente. Queste indagini sono state fatte, effettuate subito dopo la rapina o dopo l'interrogatorio di Avola? No, subito dopo la rapina, la stessa mattina della rapina. Sì, poi lei ancora ha detto un'altra domanda, che avete avuto forti sospetti su Pallavitini, tant'è che è stato posto sotto controllo la sua utenza telefonica. È stato poi arrestato Pallavitini? È stato arrestato dopo l'episodio dell'indagine, cioè dopo le dichiarazioni di E allora quelle indagini come si conclusero su Pallavitini? Non riuscivo a dimostrare la colpevolezza della Pallavitini. Grazie. Possiamo licenziare il test? Può andare, ispettore, grazie. Test successivo? Il dottore Fatuzzo. Soltanto, Presidente, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Mondelli, i pubblici ministeri chiedono di produrre come prova documentale referto medico relativo al ricovero di Bella Gaetano e Illuminato Roberto,
processo verbale di riconoscimento e restituzione delle autovetture cui ha fatto riferimento il test e provvedimento di revisione della patente di guida datato 31 gennaio 1990 ad opera della sezione della Polizia Stradale di Vercelli nei confronti di Bella Gaetano, cioè in sostanza tutta la documentazione di cui ha detto il test Mondelli. Ci sono posizioni? Si ammette la documentazione di cui il pubblico ministero ha chiesto la produzione. Dopodiché viene introdotto il test Fatuzzo. Scusi, le sue generalità complete per il verbale. Corrado Fatuzzo. Vuole leggere la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza e un po' di attenzione nell'aula, un po' di silenzio per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico ministero può procedere. Dottore Fatuzzo, per conto del suo ufficio, lei ha svolto attività di indagini relative all'esplosione avvenuta nel novembre del 91 in danno della villa di Pippo Baudo? Sì, sono stato sui luoghi che lei ha testé citato al fine di esaminare i resti del fabbricato di cui stiamo parlando e di cristallizzare tutte le tracce che riguardavano l'episodio criminoso al fine di rendere successivamente agibile l'attività di analisi delle materie esplodenti che erano state appunto repertate nel corso di questa attività di sopralluogo. Avete potuto verificare il luogo esatto ove fu posizionato l'esplosivo? Sì, lo abbiamo verificato in due tempi, perché all'atto del primo accesso che noi abbiamo effettuato all'interno del rudere, abbiamo osservato, ponendoci con le spalle lato monte per intenderci, cioè la faccia al mare, precisamente verso est, abbiamo osservato che il corpo di fabbrica presentava dei danneggiamenti analoghi a quelli che si verificano nell'ambito di operazioni militari quando le cosiddette casematte vengono distrutte da cariche poste all'interno mediante lo sviluppo del cosiddetto fronte d'onda. Osservammo la flessione del lato nord-est del tetto dell'edificio e osservammo anche che il corpo di fabbrica che si trovava in direzione sud, cioè a destra di chi si pone, ripeto, con le spalle al lato monte, presentava degli scardinamenti, per così dire, dei muri e presentava anche la rottura di tutti i tramezzi delle stanze da letto che erano state ricavate all'interno di quella che una volta doveva essere una struttura adibita ad altri usi, probabilmente un immobile rurale. Allora, analizzando tutte le tracce di fumo e analizzando appunto questi sviluppi del fronte d'onda suscitato dall'esplosione, noi abbiamo individuato come epicentro dell'esplosione la zona cosiddetta letto. Chiaramente, e qui vorrei aprire una parentesi, il nostro giudizio andava verificato in un secondo tempo, cioè con la rimozione delle macerie per la individuazione del cratere, cioè del punto in cui l'ordigno era stato materialmente collocato. Mi spiego meglio. Le esplosioni sono di due tipi, ci sono esplosioni concentrate ed esplosioni diffuse. L'esplosione... Per favore, dottore, mi scusi.
Può continuare, grazie. L'esplosione diffusa è quell'esplosione che si verifica quando l'ambiente è saturo di gas e quindi deflagra il gas dell'ambiente, per cui la struttura salta a mo' di acqua di bottiglia. L'esplosione concentrata invece è quell'esplosione in cui una certa quantità di esplosivo viene collocato in un punto ben preciso, quindi viene fatta deflagrare. A questo punto i danni alle infrastrutture murarie derivano dalla propagazione del fronte d'onda che ad un, da un epicentro sciama verso tutti gli spazi che riesce a trovare, demolendo quelle strutture che oppongono resistenza al fronte d'onda medesimo. Quindi, fatta questa premessa, cioè accertato che si trattava di un'esplosione concentrata, accertato che il danneggiamento del tipo che io ho descritto interessava principalmente il lato destro secondo certe modalità, il lato sinistro più debole secondo altre, attendemmo la rimozione dei detriti che si trovavano in loco per poter vedere quale era l'epicentro esatto. E individuammo l'epicentro nel tratto di corridoio che abbiamo documentato nel fascicolo dei rilievi tecnici e che appunto coincideva con la zona letto, cioè si trovava davanti alla stanza da letto, fra la stanza da letto e il bagno. Questa nostra considerazione, peraltro, che ci è servita da conferma, ci ha spiegato anche altri meccanismi devastanti. Cosa era successo? Siccome questo corridoio è tutto illustrato in una planimetria che si alliga al fascicolo dei rilievi tecnici, questo corridoio in sostanza veniva chiuso da un lato da un muro portante che si affacciava a sud, dalla parte opposta, cioè a sinistra, vi era una porta ricavata all'interno del muro portante opposto. Attraverso questa porta i gas sciamarono, incontrarono la tromba delle scale e quindi ci fu una propagazione dell'onda d'urto che interessò anche i piani sottostanti, cioè da un lato scardinò il tetto, dall'altro lato devastò anche i sottostanti ambienti. Quindi diciamo avvenne un'esplosione secondo i canoni tipici di quegli interventi che vengono fatti in ambito militare dai cosiddetti genieri, genioguastatori. Ma questa era una conseguenza prevedibile per gli operatori, tenendo conto dei dati da voi rilevati sul luogo? Sì, in questo siamo stati tutti concordi nel ritenere che quel posto, proprio perché si trovava nel corpo di fabbrica che era rimasto meno interessato dalla ristrutturazione, cioè si trovava all'interno di un corpo di fabbrica costruito secondo criteri obsoleti, con dei muri portanti molto larghi, un'ottantina di centimetri o giù di lì, non faceva altro che facilitare l'esplosione. Mi sia consentita una parentesi, l'esplosivo di per sé ha diverse caratteristiche, ma il modo con cui l'esplosivo deflagra è legato, oltre al potenziale dell'esplosivo, al cosiddetto intasamento. Mi spiego meglio, 100 grammi di tritolo messi ad esplodere su un prato probabilmente farebbero soltanto del fumo e lascerebbero una piccola traccia sul pavimento. Gli stessi 100 grammi di tritolo inseriti all'interno di un tubo metallico chiuso all'estremità hanno effetti di gran lunga più devastanti. Quindi il posto dove è stato messo l'ordigno, tenuto conto delle caratteristiche murarie, ci ha convinti tutti quanti proprio del fatto che si trattava di un posto abbastanza valido. Voi avete verificato se gli esecutori o l'esecutore che ha posizionato l'ordigno avevano trovato una via di accesso specifica all'interno dell'immobile? Il personale dei vigili del fuoco, dopo aver rimosso alcuni laterizi che ingombravano lo spigolo destro dell'edificio, fecero vedere ai nostri fotosegnalatori una grata metallica. Questa grata metallica venne fotografata anche a forti ingrandimenti e ci si rese conto del fatto che questa grata metallica presentava delle manovre di
taglio, di resezione delle, dei tubi che componevano la grata medesima. Però ecco, la esatta localizzazione di questa grata non la potemmo operare perché non conoscevamo effettivamente l'assetto primitivo della, della villa, anche perché tutta quella facciata era, era praticamente crollata, rimanevano semplicemente, come dicevo prima, i due muri di sostegno del corpo di fabbrica più antico, uno quello di destra flesso verso l'esterno, quello centrale sul quale il tetto creava una sorta di ondulazione a mo' di vela, di nave, ecco, qualcosa del genere. Dottore, e quindi la superficie interessata dall'esplosione può essere quantificata, la superficie coperta chiaramente? Ma è stata... In percentuale a tutto l'edificio? Ma si può dire il 100% perché non vi è stata una zona dell'edificio che sia rimasta indenne, a meno che non vogliamo considerare indenne quella sorta di patio che si trovava nei pressi della piscina, perché il tetto di copertura era nelle condizioni cui ho fatto cenno e sono visibilissime nella documentazione fotografica curata dal nostro personale. Il piano sottostante dove si trovava la cucina e tutto il resto erano praticamente inagibili, e così dicasi per quella specie di ulteriore zona che si trovava ancora più in basso, perché ecco, una cosa non ho precisato ma mi pare sia già questo qua intuibile, la villa era sistemata non in piano ma in una zona declive, quindi da una parte si aveva la sensazione di avere a che fare con un immobile ad un solo piano, mentre invece guardando dall'altro lato, cioè ponendosi questa volta con le spalle al mare e il volto a monte, si vedevano chiaramente i piani che concretamente formavano l'immobile. Dagli accertamenti compiuti sul luogo, voi avete potuto desumere qualcosa circa il numero degli esecutori dell'azione? No, questo purtroppo no, questo non è sapere quante persone possono aver agito, questo non ci è dato sapere, anche perché la distruzione di tutti i manufatti murali e non consentivano nemmeno una ricerca di impronte o di tracce o qualunque altro elemento che solitamente è dato obiettivare nelle operazioni di sopralluogo. Voi avete potuto verificare se gli esecutori o l'esecutore avessero seguito una via particolare e per l'accesso e poi per, diciamo, l'allontanamento dall'edificio? L'edificio ha due accessi. L'edificio ha due accessi. Un accesso è dalla strada provinciale, mi pare, che conduce più giù ai paesini Stazzo, Santa Tecla, eccetera, e poi ha un altro accesso dal mare, dalla parte interiore. Noi non abbiamo trovato sul cancello dell'accesso principale tracce di effrazione, però non avevamo anche degli altri manufatti, segnatamente cancelli o porte lungo la seconda via, cioè quella che saliva dal mare, per dirci se effettivamente vi fossero state effrazioni lungo questo secondo percorso. Diciamo che il cancello principale non presentava tracce di effrazione. Sul tipo e sul quantitativo di esplosivo utilizzato avete compiuto accertamenti voi? Questi accertamenti sono stati demandati al nostro servizio di Roma. Noi non abbiamo esercitato questo tipo di attività perché si tratta di un'attività di carattere chimico-fisica che richiede di particolari attrezzature di laboratorio che si trovano in ambito nazionale a Roma. Dottore, è stato possibile ricostruire a prescindere dalla tipologia dell'esplosivo utilizzato, se gli attentatori al momento dell'esplosione si trovassero o si potessero trovare nei pressi della villa o se invece avessero già guadagnato prima ancora dell'esplosione la fuga? Abbiamo avuto... Ecco, vorrei precisare un punto, il nostro sopralluogo non si è limitato
a un esame dei ruderi, perché a questo punto si possono semplicemente chiamare così. Il nostro sopralluogo è stato allargato fino a verificare il rinvenimento di altri manufatti nelle aree circostanti. Fino a circa 40 metri dall'edificio noi abbiamo trovato frammenti di intelaiature di finestre, tegole, abbiamo trovato tutta una serie di manufatti che ci lasciano chiaramente intendere che almeno fino a 40 metri vi è stata proiezione di resti di opere interessate dall'esplosione. Quindi si deve pensare che in quest'area nessuno fosse stato lì, perché vi è stata poi una pioggia successiva, addirittura ci sono state delle inferriate scagliate a una ventina di metri. In base a questo tipo di accertamenti, sia degli effetti dell'esplosione, sia dei luoghi quali si sono presentati alla vostra osservazione, si può esprimere una valutazione sulla capacità di chi ha organizzato questo tipo di attentato? Voglio dire, il materiale usato, gli effetti conseguenti alla esplosione, fanno ritenere che l'opera di cui stiamo constatando gli effetti sia di persone che hanno agito in modo artigianale oppure di persone che erano altamente specializzate in questo tipo di attività? Mi pare di avere già dato un embrione di risposta quando ho parlato appunto di una scelta ottimale del luogo e ho detto che il nostro convincimento, perché chiaramente le valutazioni che noi convivamo si basavano sull'obiettivazione delle tracce a cui ho fatto cenno, proprio parlavamo di qualcosa che sembrava fatta proprio dal genio guastatori. Poco fa io ho usato il termine genio guastatori proprio per definire il risultato di questa, e questo ci siamo trovati tutti univocamente concordi nel fare questa constatazione. Sono stati rinvenuti materiale utilizzato eventualmente per il trasporto di materiale esplosivo? No, non abbiamo trovato quello che noi abbiamo repertato. A parte che l'onda termica che si è anche sviluppata ha bruciato un po' tutto, l'attività di repertazione che è stata compiuta dal mio personale è stata un'attività che è basata sulla ricerca di quei manufatti che potevano essere stati direttamente interessati dai fumi dell'esplosione e quindi costituivano poi oggetto di analisi per stabilire il tipo di esplosione. Cioè sono stati repertati tutti quei manufatti in un primo momento rilevabili senza la rimozione dei detriti, successivamente rimossi i detriti e precisamente l'acciaio, i tondini di acciaio che si erano esposti nel cratere dell'esplosione, per poter poi cercare di capire che tipo di esplosivo fosse stato adoperato. Ecco, ma sull'accensione è in grado di fornire indicazioni, cioè sul modo, se si è trattato... Sul tipo di innesco no, perché l'esplosione è stata, come dicevo prima, concentrata e violenta. Si è praticamente collassato tutto il materiale su questo cratere, cioè ciò che non è andato bruciato è andato sommerso dai detriti, ma il tipo di modalità di innesco o di accensione, per usare un termine atecnico, questo lo può benissimo desumere l'equipe di fisici di Roma che ha esaminato il materiale, perché una volta accertato il tipo di esplosivo poi si stabilisce anche come innescarlo. Cioè non è che l'esplosivo si innesca tutto nello stesso modo. Ecco, il tipo di innesco e la considerazione del tipo di innesco è succedaneo alla individuazione del tipo di esplosivo. Il sopralluogo da parte del personale del gabinetto di polizia scientifica è stato effettuato nella immediatezza del fatto o qualche ora dopo? Sono stati effettuati due sopralluoghi.
Il primo sopralluogo è avvenuto la mattina successiva, usando naturalmente la luce solare che consentiva una maggiore acquisizione, soprattutto consentiva quell'allargamento del sopralluogo alle aree circostanti. Poi successivamente è stato compiuto un altro sopralluogo, perché quando noi abbiamo, con l'aiuto anche dei vigili del fuoco, abbiamo delimitato l'area dell'esplosione, poi abbiamo ritenuto necessario accedere una seconda volta perché verificassimo se nella zona sospetta vi fosse poi effettivamente il cratere che c'era. Quindi sono stati due sopralluoghi. Ecco, sono stati effettuati dei rilievi fotografici in relazione a questi sopralluoghi? Sì, sono stati compilati due fascicoli tecnici. E sono stati trasmessi? Sì, alla... sì, sì, sono stati trasmessi regolarmente, anzi piuttosto celermente, perché l'episodio... Diceva sono stati, sono stati trasmessi celermente perché l'episodio abbisognava appunto di questa celerità, a cagion del fatto che già era stato mandato il materiale a Roma di concerto con la Procura per le successive analisi. Non abbiamo altre domande. Presidente, posso fare delle domande al teste? Certamente, Avvocato Basile. Dottore Fatuzzo. Può stare comodo, Avvocato Basile. Sì, grazie. E vorrei pregare il test di parlare più lentamente, in modo da rendere più agevole la verbalizzazione. Sì. Grazie. Grazie Presidente. Dottore Fatuzzo, si è parlato di effetto devastante dell'esplosione. Questo effetto devastante si è avuto perché l'ambiente era già saturo di gas oppure per il liquido infiammabile che era stato presumibilmente disperso all'interno della casa? Anzi, che le tracce che noi abbiamo rinvenuto sono delle tracce riconducibili ad una esplosione concentrata, cioè un'esplosione che ha avuto come centro un cratere. Quindi in ogni caso la prevalenza dell'esplosione è di condurre a questo meccanismo la potenza dell'ordigno, rendeva superflue, poi dovranno essere i colleghi di Roma stabilire esattamente tutte le sostanze di carattere esplosivo o combustibile trovate sui luoghi, perché questo accertamento è un accertamento chimico che va fatto in laboratori ad hoc. Quello che noi abbiamo constatato è stato questo: abbiamo avuto un'area dell'edificio devastata da un'esplosione tutto concentrata, l'onda d'urto si è poi propagata con un cammino ben preciso. Basta guardare il fascicolo dei rilievi tecnici, ci sono delle foto a colori che quasi quasi lasciano vedere come hanno camminato la lampa e come hanno camminato la colonna di gas. Quindi l'esplosione primaria è stata questa. La presenza di altre puntuali sostanze, questo riguarda un accertamento chimico che non è stato da me o dal mio ufficio esitato. Posso dire comunque che anche la volatilizzazione di sostanze infiammabili in questo caso non aveva nessuna valenza, perché già l'entità della sostanza, cioè la colonna di gas, la colonna combustibile, già di per sé poteva svolgere tutti gli effetti bustori e demolitori necessari. Dottore Fatuzzo, tenendo conto del fatto che sono state sequestrate sul posto tracce di miccia a lenta combustione e quindi tenendosi presumibile che hanno acceso gli autori del reato dell'esplosione, hanno acceso queste miccia a lenta combustione, era possibile che questa miccia andasse fino all'esplosivo, all'innesco dell'esplosivo, se l'ambiente fosse stato saturo di gas? E di esplosivo si viene indicato l'inserimento di un'interfaccia. L'interfaccia è data dal dottore. Ora ci sono micce oggi sul mercato in grado di funzionare perfettamente sott'acqua, anche in mezzo all'acqua, cioè la miccia, quello che brucia la miccia è la parte interna che, a seconda del tipo di miccia, a volte non entra nemmeno in
vorrei, chiedo scusa avvocato Basile, forse l'avvocato Basile intendeva porre la domanda in altra maniera. In un ambiente saturo di gas, qual era quello che si sarebbe venuto a trovare con delle bombole aperte? Dar fuoco ad una miccia avrebbe creato dei problemi per colui il quale in quel momento dà fuoco alla miccia? Questo intendeva dire l'avvocato Basile. Se io mi trovo in un ambiente saturo di gas, e accendo un cerino, che cosa succede? Nel momento in cui accende la miccia? Scoppio pure io allora in quel momento. Questo intendeva dire. Questa era la domanda che poneva l'avvocato Basile. Dottore Fattuzzo, chiedo scusa, nei sopralluoghi che avete fatto... Scusate, bisogna disattivare uno dei due microfoni. Può proseguire, avvocato. Posso proseguire? Dottore Fattuzzo, nei sopralluoghi che avete fatto, avete riscontrato se le bombole del gas della casa del Baudo erano al loro posto dopo l'esplosione? Il nostro intervento è stato un intervento di polizia scientifica, cioè documentazione. C'erano ancora degli ambienti della casa che non erano facibili, né erano percorribili perché erano ingombri di vetrine e di macerie. Noi non abbiamo visto delle bombole, come non abbiamo trovato delle bombole, perché non abbiamo avuto il materiale accesso a tutto l'immobile. Prova ne sia che il riscontro delle vicende Dottore Fattuzzo, chiedo scusa, dal momento che è stato trovato un involucro di plastica che è stato ritenuto fosse una tannica di benzina, crede è possibile che gli ignoti autori abbiano cosparso di benzina gli ambienti e poi abbiano dato fuoco alla miccia? Comunque la cosa più importante da stabilire secondo me era quello, se l'ambiente era saturo di gas al momento dell'esplosione oppure no. Ma questo dovrà dipendere con l'oggetto di una precisa analisi chimica, e io non sono un chimico, che è stata fatta nei laboratori della polizia scientifica al centro. C'è questa relazione e questa relazione indica perfettamente, compiutamente e con notizie di particolari l'origine tracce di composti, combustibili, infiammabili, quello che deve essere, che sono state trovate sui manipoli, sui manufatti pre-testati. Quindi questo è un oggetto di un accertamento che è stato compiuto da tecniche e sul quale potrà rispondere con maggiore precisione e rigore scientifico chi ha operato. Dottore Fattuzzo, un'ultima domanda. Nell'ambiente dove c'è stata l'esplosione, cioè dire l'ultimo piano, il piano superiore, in quelle stanze vi erano dei pilastri? Come ho detto prima, quell'ambiente risultava dalla inserzione di tramezzi in laterizi piuttosto fragili all'interno di una struttura costituita da un corpo di fabbrica molto più vetusto del fabbricato che è interessato all'esplosione, probabilmente si trattava di un fabbricato totale. E come ho detto prima, cosa accadde? Le pareti interne di frazionamento
sì. Va bene, grazie dottor Veduto, grazie Presidente. Consente Presidente, avvocato Bellini. Sì, dottore Fatuzzo, io desideravo chiederle questo. Lei ha potuto esaminare poi le conclusioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale che ha svolto le indagini dal punto di vista chimico? No, non era il mio desiderio che lei commentasse queste conclusioni, semplicemente per farle rilevare che poi i periti non è che approdino a molte conseguenze dal punto di vista della certezza, perché poi devono concludere che l'aver dovuto operare su metà del materiale ha limitato notevolmente, loro concludono, la loro possibilità di... Basile, e delle pochissime domande che le vorrei porre io. Quindi c'è un'onda d'urto, un fronte d'onda che ha avuto una direzione, possiamo dire, dall'alto verso il basso, allora? Cerco di essere più preciso, io cerco di coniugare il tecnicismo e l'agilità dell'esposizione. Purtroppo io non ci riesco e quindi... Mi sto sforzando di questo e cercherò di essere più preciso. Un'esplosione non è che avviene lungo una linea verticale, orizzontale o continua, è una qualche cosa che si irradia. Ecco, immaginiamo come una sfera dal cui interno si dipartono tutta una serie di linee, di direttrici. Questa è l'esplosione. È chiaro che queste linee, cioè i raggi ideali di questa sfera, saranno condizionati nella loro lunghezza dalla resistenza di ciò che incontrano. Nel caso dell'esplosione, cosa c'è stato? Un pavimento che nelle vicende è rimasto bucato. Il fronte d'onda ha camminato, dico camminato ma tra virgolette, ha camminato sul pavimento per la parte che riguardava la emisfera inferiore. Per la parte globale cosa ha fatto? Ha scardinato leggermente la parete di destra, che ha offerto una certa resistenza, però proprio perché ha incontrato delle strutture più deboli, ha buttato giù prima le strutture più deboli, e noi dobbiamo immaginare l'esplosione come un fenomeno idrodinamico. Cioè, l'acqua cosa fa? L'acqua, se trova una resistenza, cammina con maggior violenza dove c'è minore resistenza. Non so se sono riuscito a chiarire. Quindi la diffusione del fronte d'onda, che è stata radiale, tuttavia è stata condizionata dalla resistenza di ciò che ha incontrato. Nel momento in cui ha incontrato una parete abbastanza resistente, l'ha diretta. La maggior parte ha avuto sfogo dove le pareti erano più deboli, dove ha trovato quella porta, visto che già aveva, diciamo, entro certi limiti modificato il proprio cammino, si è incanalata addirittura, proprio perché il paragone con l'acqua possa calzare, potremmo dire che l'onda è scesa lungo le scale e una volta che è arrivata sotto si è propagata seguendo gli ambienti, la morfologia, la planimetria dell'immobile stesso. Ha potuto constatare il tetto di che cosa fosse costituito di quell'edificio? È una materiale costituzione, no, perché non mi occupo attraverso le fotografie attraverso sembra che siano delle tegole. Poggiavano su un corpo di cemento di sostegno di questa struttura che a sua volta si fondava su delle strutture che io definisco erette successivamente al corpo
modificando il piano principale, che rimette quello dove è avvenuta l'esplosione. Ritiene compatibile con quello che lei ha poc'anzi detto, che le strutture laterali siano crollate mentre il tetto sia rimasto, perché poi è rimasto intatto e si è afflosciato su se stesso? No, no, dico, quel materiale esplosivo non ha avuto la forza di incidere il tetto. Esplosivo, lì che cosa, io poco fa ho parlato di vie di fuga, l'esplosivo di tetto si comporta come l'acqua, l'esplosivo nel momento in cui ha incontrato delle strutture murarie più deboli si è scelto una via di fuga, cioè tutte le pareti che sono andate, le pareti dove c'erano, per intenderci, la zona dove c'erano i bagni e l'antibagno di quella zona era supportata da pareti molto meno robuste dei muri portanti. Quindi nel momento in cui l'esplosivo è riuscito a trovare una via di fuga si è aperto, se per questo l'esplosivo ha camminato anche dentro il camino e ha proiettato a modi missile la copertura del camino al di fuori e al di sotto dell'immobile medesimo. Quindi non è che il problema è questo. L'esplosivo, dicevo, si comporta come l'acqua, non è che l'esplosivo deve per forza scardinare il tetto, c'è una regola fissa. L'esplosivo, nel momento in cui trova una via più agevole, la percorre. Dove trova un ostacolo, lo blocca. A volte, attraverso delle immagini che proietta la televisione, noi vediamo dei palazzi che sono letteralmente sventrati dalle esplosioni dovute a delle fughe di gas. Il tipo quindi di effetto che produce il gas che si satura all'interno di un ambiente produce degli effetti devastanti diversi da quelli che abbiamo testé appreso dalla sua dichiarazione. Avvocato, io la mia lavora non mi baso su un filmato televisivo, se io potessi... No, no, lei è un tecnico, per carità, io non sono un tecnico. Non è tanto l'aspetto delle opere murarie, perché poco fa ho parlato di esplosioni concentrate. La prima cosa che io faccio, entro dentro il palazzo e vado a vedere se trovo fumi, se vado a vedere la proiezione dei mattoni. C'è un ottimo lavoro fatto dai tecnici di Scotland Yard con la loro grossa esperienza dell'IRA, che indica tutta una serie di protocolli di intervento che sono inconciliabili con la visione di un filmato televisivo. Gli effetti prodotti da una deflagrazione che si verifica a causa dell'accumulo di gas sono gli stessi, possono essere diversi da quelli di una deflagrazione a causa di nitrato o altri componenti, così come pare sia successo nella specie? Avvocato, siamo sempre lì. Io ho fatto un esempio all'inizio del mio discorso: 100 grammi di esplosivo poggiati da 100 grammi di tritolo con una clara luce che vengono accesi in un prato faranno solo del fumo azzurrognolo, nessuno si farà fumare. Lo stesso quantitativo di esplosivo messo all'interno di un muro in una idonea nicchia che poi viene chiusa con una dinamite può buttare su un palazzo, cioè dipende dal quantitativo di esplosivo, da come l'esplosivo è stato collocato, dalle strutture murarie, dal tipo di apertura. Ci sono decine e decine di parametri che entrano in valutazione e che non si possono assumere da un filmato televisivo. D'altra parte, io anche, diciamo, in qualità di test sto rappresentando ciò che ho visto, ciò che ho fatto, ciò che ho documentato. Provandosi il fatto che non entro nemmeno nella valutazione di una relazione tecnica sul tipo di esplosivo adoperato, che risulta una mia competenza, perché non essendo chimico probabilmente le formule chimiche non le avrei nemmeno comprese. In sede di ispezione avete trovato tracce di liquido infiammabile nella villa? Come ho già detto, il liquido infiammabile con quelle temperature e con quella caduta di calcinacci nel polvere, tutto poteva essere fuorché liquido, cioè avrebbe perduto chiaramente le proprie caratteristiche organolettiche di liquido, altrimenti non avrebbe avuto senso da parte nostra andare a raccogliere tutta una serie di manufatti che si presentavano esistenti sui luoghi lungo le aree interessate dal fenomeno esplosivo di cui stiamo argomentando. E all'esterno dell'abitazione, in prossimità di un giardino che era vicino alla villa, c'erano tracce di liquido infiammabile? Anche lì, come documentato dalle fotografie che si trovano nel fascicolo, tutta la zona che circoscriveva la villa era ingombra di detriti, di materiali di vario genere. A quel punto andare a cose, altre cose, aggiungo, liquidi infiammabili cosa sono? Benzina, alcol, ma sappiamo quando sono volatili. Noi siamo intervenuti in un orario della mattinata tale che già si era concretizzato un passo di tempo, non avremmo trovato dell'alcol ancora liquido, della benzina ancora liquida.
tracce di bidoni ne vennero rinvenute? Sto dicendo, se avessimo trovato queste tracce, le avremmo mandato. Ah, non ne avete rinvenute voi? Noi, come polizia scientifica, no. Benissimo, nessun'altra domanda, Presidente. Presidente, una domanda posso? Una sola domanda, dottore. Dal suo accesso sui luoghi e dal sopralluogo successivo eseguito, risulta che la costruzione era in località isolata o, se del caso, quanto dista dalla costruzione successiva o vicine ore? Questo tipo di accertamento esula per certi versi dal tipo di intervento che noi eravamo chiamati a compiere, perché noi ci siamo occupati esattamente di tutte le zone del complesso in cui si era stato costruito questo immobile. Noi ci siamo occupati di raccogliere delle tracce, non abbiamo fatto delle valutazioni sugli immobili vicini, anche perché questo tipo di valutazione doveva essere fatto sulla scorta di dati catastali per poter essere più precisi, perché la polizia scientifica opera su criteri di assoluta certezza. Vicino c'erano delle abitazioni, ma siccome queste abitazioni si trovavano intervallate da siepi, da altri manufatti, noi avremmo dovuto lavorare sulle distanze, sulle carte catastali. Non potevamo misurare con la classica rotella o con i sistemi di misurazione portatili laser la distanza con le abitazioni vicine, perché fra l'altro questi sistemi di misurazione non funzionano se lungo il loro cammino incontrano vegetazione o altro. Quindi, ma questo tipo di constatazione è una cosa che si può fare in qualunque momento, ripeto, basta prendere le mappe catastali e questo qualunque ingegnere può essere più preciso di me nella stima di questi calcoli. Dottore, non a caso io ho circoscritto e nel contempo definito la domanda dicendo accesso, sopralluogo, eccetera. Ma a suo ricordo, a sua memoria, cioè per lei che è andato sui luoghi, appariva in località isolata la costruzione, ovvero vicina ad altre costruzioni? Non parlo sull'aspetto tecnico della misura. Il mio ricordo in questo non penso che possa avere una valenza scientifica, perché io ricordo che c'erano delle case, non ricordo che c'era anche della vegetazione, quindi procedere a questa stima, io da tutto pensavo perché a procedere alla stima di queste distanze. Ripeto, il problema non era quello, il problema per noi era di quantificare durante, sopralluogo durante, la proiezione dei manufatti residuali dell'esplosione. Noi finché abbiamo trovato manufatti dell'esplosione abbiamo quantificato la distanza, quando non abbiamo trovato più manufatti dell'esplosione ci siamo fermati. Un'ultima domanda che diciamo è sulla strada di quello che lei mi ha chiarito, peraltro io non sono stato sui luoghi né conosco nulla del fatto. L'ultima espressione, diciamo, della già avvenuta esplosione, a che distanza era dalla costruzione? Se noi intendiamo la proiezione di oggetti aventi un certo peso massa, come per esempio il comino del camino che si trovava nel lato sud dell'immobile, che allora ci trovavamo a distanza di pochi metri, abbiamo avuto anche delle interferenze, perché tutto il problema è dato dal peso massa e dalla morfologia dell'oggetto. Mi spiego meglio: una gratta viene scagliata ad una distanza diversa da una saracinesca o da una persiana metallica, perché la resistenza che questi due manufatti possono porre alla propulsione dell'onda sono diverse per la loro struttura intrinseca. Se per questo c'erano schegge di legno, frammenti di coccio che si trovano a distanza anche di 50-60 metri, noi abbiamo quantificato in 40 metri la proiezione di tutto quel materiale che ha un peso massa tale da renderlo proiettabile. Anche perché, aggiungo un'altra cosa, noi non conoscevamo esattamente il tipo di intervento compiuto dai vigili del fuoco. Per noi il camino poteva anche essere caduto, perché magari la squadra dei vigili del fuoco, per evitare un pericolo imminente, l'ho buttato giù. Ci siamo resi conto che il camino non era caduto per l'azione dei vigili del fuoco quando abbiamo chiesto se per caso il camino fosse stato messo lì. Noi abbiamo appreso dell'esistenza della grada tracciata quando questa grada è stata tirata fuori dalle macerie del vigile del fuoco. Lei parlava di 40 metri come... Sì, una media di 40 metri. È chiaro che una scheggia di vetro di una finestra può arrivare anche a 100 metri, ma noi dobbiamo delimitare un raggio ragionevole, cioè dobbiamo fare una sorta di analisi statistica della proiezione, perché altrimenti dovremmo restringere o dilatare a misure abnormi queste proiezioni.
perché se dovessimo partire da un peso massa X, quale per esempio va ricordata buia del camino, noi diremmo che la proiezione è avvenuta a 3 metri. Se parliamo per esempio di una interriata, questa interriata era circa 20 metri, se parliamo di un poggio di vento, questo poggio di vento si trova a distanza di 3 superiori. Quindi noi diciamo che abbiamo trovato dei resti sensibili nell'ambito di una quarantina di metri. Ma ripeto, questa è un'affermazione che è statistica e non scientifica, perché altrimenti dovremmo dire per ogni oggetto ci vorrebbe un fisico che, studiando le caratteristiche dell'oggetto attraverso tutta una serie di formule, ci dà una ricostruzione oggetto per oggetto della traiettoria percorsa. Però non c'è dubbio che c'è un oggetto gettato più lontano, dico sul piano ex posto, ed uno che è molto più vicino. Ora, cioè, questa affermazione riguarda qualunque oggetto. Se io ho una manciata di sassolini in mano e li lancio, non tutti i sassolini andranno nello stesso posto, questi sassolini assumeranno sul terreno delle posizioni diverse a seconda del peso massa, a seconda del posto in cui la mano era piegata a coppa e così via. Mi pare che l'argomento è stato approfondito in maniera più che sufficiente. E l'avvocato Russo voleva porre delle domande. Grazie Presidente. Sono qui, dottore Fatuzzo. Le chiedo scusa, se ricordo bene lei ha detto di essersi recato con i colleghi sul posto 2 volte e che la prima volta, il primo accesso, non aveva consentito, vuoi per i detriti, vuoi per la situazione, di individuare il cratere. È così che ha detto. Lei era collaborato dal signor appuntato, non so cosa fosse, Raresi Corrado, lavorava con lei in quell'occasione. Sì, dunque io non vorrei fatto pensare a parecchio tempo fa, a volte i propri collaboratori scoprono, se non vado, se la memoria non mi inganna, questo lo devo precisare, Raresi intervenne nel secondo sopralluogo. La sua memoria non la inganna, infatti la relazione che ho io cita Raresi in occasione della data del 7, quindi del secondo sopralluogo. Il Raresi ha le sue stesse cognizioni, le sue stesse specialità, fa un lavoro particolare, cos'è? Gabinetto di polizia scientifica? Raresi è un videocinefotosegnalatore, cioè non è un tecnico di laboratorio come lo sono io, ma fa parte di quel gruppo di persone che materialmente fotografano, repertano, acquisiscono. Ovviamente su indirizzo dei tecnici, in qualche modo. Certo. Le chiedo scusa, quando ha parlato di cratere, ha fatto riferimento, almeno questo mi è stato dato di capire, al fatto che il pavimento fosse rotto? Più esattamente, io dobbiamo distinguere tra il significato e il significante. No, scusi, le chiedo, faccio meglio la domanda, se no... Siccome non sono in grado, non ho le capacità di ascoltare un dottissimo trattato tecnico, semplicemente sapere se la individuazione del possibile cratere fosse stata data in base a questa rottura, a questa pozza del pavimento, se questa, insomma, la fonte della vostra intuizione. Ci stavo arrivando. Cioè... Io mi aspetterei un sì o un no, comunque. Sì, prego. Io parlavo di significato e significante, perché a volte nel linguaggio tecnico le parole non hanno la stessa valenza del linguaggio comune. In realtà quello era un cubo, però quel cubo prende il nome di cratere perché in quei protocolli di lavoro a cui facevo riferimento, siccome l'esplosione si verifica secondo certi schemi, e allora d'ordinario la figura si chiama cratere. Tanto è vero che la fotografia scattata dal Raresi prova di questa nozione tecnica di cratere ci dà l'immagine dei ferri che reggevano questa soletta, perché tecnicamente era una soletta di cemento armato. I ferri di questa soletta si presentano concavi, cioè se noi immaginiamo il ferro come l'elemento portante della soletta, ecco che dalla flessione del ferro abbiamo quella immagine crateriforme che poi nella fattispecie cratere non è perché era una soletta, se non fosse stata una soletta sarebbe stato un cratere nel senso canonico del termine, cioè tanto nel termine scientifico quanto nel termine comune, ancorché chiaramente non è un cratere vulcanico. Le chiedo scusa, allora, usando il termine comune, il buco di questi buchi ne è stato trovato soltanto uno o ne sono stati individuati degli altri?
ne è stato trovato soltanto uno con quelle caratteristiche, e quel rinvenimento è stato, per così dire, la prova del nome delle osservazioni compiute nel corso del primo sopralluogo, perché noi abbiamo chiesto agli operai di sgombrare con particolare attenzione quella zona proprio per questo motivo. E non solo, ma aggiungo che la fusione del cemento armato, secondo quelle modalità, è una prova sulla prova, cioè sicuramente l'epicentro dell'esplosione era quello. Ora io, ripeto, non entro nel merito della relazione chimica che è stata fatta, ma credo, mi pare, che sono discorsi così che non... che proprio lì vennero trovati, anche quei tondini vennero, anche su quei tondini si trovavano tracce di esplosivo, che altrimenti non avrebbero avuto ragione d'essere, perché il tondino si trovava incastonato nel cemento armato. Quindi, se ho capito bene, quel punto è stata con certezza, mi scusi, è stata individuata in quel punto, per le ragioni che mi ha spiegato più che esaurientemente, la fonte, o perlomeno il punto dal quale si è dipartita l'esplosione. Le chiedo scusa, io tutto questo lo chiedo perché mi era parso strano che nella planimetria allegata a firma del Raresi, che evidentemente effettua le fotografie e i disegni sull'indicazione dei tecnici, poi si finisca per concludere presumibile collocazione dell'ordigno, laddove si individua quello che a sua detta dovrebbe essere con assoluta certezza il punto di partenza dell'esplosione. Raresi, vi spiego, nella nostra attività il sopralluogo è curato da chi materialmente lo sottoscrive. Il sopralluogo Raresi, che non ha partecipato al primo sopralluogo, ma che è il responsabile giuridico e disciplinare del sopralluogo, non avendo altri elementi di indagine cui farsi riferimento, chiama presumibile questo punto. D'altra parte, tenga presente che c'erano in corso altri accertamenti di natura chimica da parte del servizio. Quindi questa affermazione scaturisce semplicemente da un pezzo di carattere, diciamo, documentale, dal fatto che Raresi ha partecipato solo a una parte dell'attività di sopralluogo, e costituisce anche una cautela perché i nostri giudizi non vengono espressi durante la fase di raccolta delle prove, quale è quella svolta da Raresi, ma nella fase di risposta. Cioè, la nostra attività è un'attività di raccolta delle prove in cui i giudizi non ne possono essere espressi. Tuttavia, esatto, stavo dicendo che tuttavia qualche secondo fa lei ha dato per assolutamente certo che il punto di esplosione fosse quel cratere o buco, in linguaggio comune. Ho capito. E queste le esprima in esito alla completezza delle risultanze che ha avuto modo di consultare, o in base anche ad altri accertamenti e alla conoscenza dei risultati di accertamenti di laboratorio di Roma? Questo lo so anche senza aver letto la relazione, non essere entrato nel merito. Che ci fosse stata un'esplosione con focolaio in quel punto, lo ribadisco, è un'affermazione intuita durante il primo sopralluogo, che si è avvalorata nel corso del secondo, che successivamente, nell'ambito poi di elaborazione degli elementi raccolti, dello studio delle fotografie, della disamina di come le lingue di fuoco avevano camminato interessando le superfici murarie, di come vi erano stati quei momenti di flessione del tempo e così via, attraverso tutta una serie di elementi che poi sono quelli dei quali finora ho parlato, ci hanno condotto a quel giudizio oralmente e unanimemente raggiunto da tutti noi sul fatto che quello era il punto. Spero di aver spiegato la distanza. Sì, sì, perfettamente. Non è una discrasia, mi chiedevo come mai poi, data la sua certezza, adesso fosse stato scritto... Sì, raccolta di prove. E un'ultima e conclusiva domanda. Io probabilmente non sono tuttora in grado di capire e di penetrare il suo bagaglio di conoscenze tecniche. Ha risposto ripetutamente ai colleghi
agli altri difensori che sono intervenuti sulle domande su eventuali presenze, su concause, su concomitanze, non sono in grado di formulare giudizi certi. Lei, diciamo, è proprio come funzione, diciamo che deputato in qualche modo alla valutazione e alla conoscenza delle cause o di esplosioni o di incendi o di fattori in qualche modo ricollegabili all'attività dolosa dell'uomo, è così. Ora io le chiedo, in buona sostanza, lasciamo stare le conclusioni di certezza. Lei mi ha detto che la prima volta che entraste aveste per esempio sul buco una intuizione. Ora dico, quando vi recaste sul posto, parlando fra di voi, constatando gli effetti della deflagrazione, vi siete detti comunque se fossero stati usati uno o più materiali combustibili, se fosse stato effetto soltanto di un'esplosione che partiva da un solo punto, se fossero state accese da più lati, cioè il primo giudizio di impatto sul piano valutativo, qual è stato? L'impatto sul piano valutativo è avvenuto non dal momento dell'accesso dei luoghi guidati, mi spiego meglio. Noi quando siamo arrivati sul posto non avevamo nessuna ipotesi di lavoro, dovevamo solo rispettare dei protocolli. No, dopo che siete arrivati, prima lo immagino. Quando siamo arrivati noi abbiamo iniziato a rispettare dei protocolli di lavoro, abbiamo compiuto l'ispezione laddove era possibile, a quadranti, secondo tutta una serie di tecniche che non stavo qui a rappresentare. La ringrazio. La ringrazio. Possiamo licenziare il test? Può andare, dottore, grazie. Mi scusi. Avvocato Basile, se mi consente una sola domanda. Si accomoda. Sì. Dottore Fatuzzo, le chiedo scusa. C'è un numero, tutto un numero di reperti. Per quanto riguarda i reperti numero 8 e numero 9, numero 8 concerne l'involucro di plastica con materiale combusto e il reperto numero 9 tracce di miccia intrecciata. Qual è la valutazione che è stata fatta dal gabinetto di polizia scientifica? Il gabinetto di polizia scientifica, che è un centro regionale, non ha formulato valutazioni. Le valutazioni sono state fatte dai laboratori del servizio di polizia scientifica di Roma, che è un'altra struttura. Ho capito. E queste valutazioni, dico, quali sono state allora? Quelle valutazioni le rispondono i tecnici che li hanno compiuti, non le ho fatte io, dovrei fare un discorso derrata su argomenti che non attengono alla mia professionalità. Va bene, grazie. Può andare, dottore, grazie. Un'ora di sospensione. Quanti testimoni abbiamo in programma?